Ciao Scamascolo, buongiorno. E poi c'è con noi collegato audio, ma un giorno lo avremo video, solo che ora è impegnato con varie riprese e cose in attesa anche di se c'è la notizia di Verissimo e tante cose. Ezio Greggio, ciao Ezio. Buongiorno, buongiorno a voi, come la va? Come la va? Come stai Ezio? Raccontaci un po' di come la vivi. Intanto è ripartita Striscia, no? Giusto? È ripartita Striscia e abbiamo fatto un botto d'ascolti alla prima puntata, è andata benissimo anche ieri, nonostante avessimo dopo di noi l'Inter, insomma, che quindi come sai per me crea sempre una digestione molto difficile. Invece il mio socio era molto, molto su di giri, però insomma non so se dopo il pareggio lo sia ancora, lo vedrò esatto. Tra poco, quindi gli chiederò in diretta, perché noi non ci diciamo mai nulla in privato, ci diciamo tutto in onda, così facciamo un po' di casino lì. E poi insomma la notizia è che dopo 30 anni di Striscia insieme, io faccio Striscia dalla prima puntata, quindi da 35 anni, ma con Enzo la faccio da 30. Come avrete visto, lunedì l'ho sposato, quindi abbiamo avuto questo matrimonio in diretta. Però sto ancora cercando qualche volontario che passi con lui la prima notte di nozze. Io ho dato per ho letto di questo tuo rinunciato la prima notte di nozze. Guarda, grande... Ezio, mentre dicevi questa cosa, si è palesato Paolo Rossi. Io non so se è perché ha accettato la tua richiesta, la tua proposta, o è stata anche... pura casualità. Anche lui storico Juventus TV, ciao Paolo, come ciao stai? Ragazzi, ciao ragazzi, ciao a tutti, Paolo, non ho capito Paolo, cosa ha detto va. Monica, ma non voglio neanche capire. Praticamente fare la prima notte di nozze con Iacchetti al posto di Greggio, ti va? Ma a me va bene. Lascia stare, fidati, lascia stare. Senti Ezio, ti facciamo solo un po' di domande, sappiamo che sei impegnatissimo, sì. Veramente una volta ti piacerebbe averti anche video, che siamo legati alla tua... Anche perché oggi mi sono messa l'abito della festa, Ezio, vedi tu? Oh, anch'io, non così, anch'io. Perché sennò, cioè, ricomincia il mio batticuore. Allora, faccio fare un giro di domande a tutti. Io la prima che ti faccio, Ezio, è proprio la più banale del conduttore tragico. Com'è la Juve di oggi? Come la vedi? È una Juve da scudetto o una Juve ancora che arranca e deve lottare per... Beh, no, cioè non è che arranchiamo, cioè, Max che è indubbiamente un signor allenatore, a secondo della formazione che ha disponibile cerca di dare il meglio, mi pare che insomma siamo lì, lo scudetto lo vince l'Inter e siamo tutti straconvinti, no? Cioè, lo vincerà l'Inter e non abbiamo dubbi su questo, e la Juve speriamo, l'importante è arrivare in Champions, che è la nostra seconda casa, poi lo scudetto ci penseremo un po' più avanti. Insomma, ottimo, risposta dirigenziale, diplomatica, giusta, quella che volevamo. Sì, sì. Da Ezio, Francesca, Monica, Paolo, io chi ha voglia. Vai. Allora, siccome ci aspetta una sfida contro il Genoa, che insomma è stata un po' la nostra bestia nera, no? Sì, sì. Il Genoa che è anche un po' rallentato rispetto allo scorso anno, che insomma militava in un altro campionato, ma secondo te come se la giocheranno contro la Juve? Ma io spero se la giochino male, questo è il mio augurio che faccio ovviamente a Genova, cioè che non se la giochino proprio al meglio. Poi ho tanti amici che giocano nel Genova e quindi in questi giorni non li sento perché non voglio... Senti Ezio, però sappiamo che contro le big hanno un buon ruolino di marcia loro, no? Lo so. Ma noi siamo semi big, per cui va bene, dai. Non siamo big, faremo, mi piace anche questo. Faremo del nostro meglio, l'importante è che loro facciano del loro peggio, quindi vedremo che succederà. Francesca e poi Paolo, vai Francesca. No Ezio, io sono qui per fare le domande serie, quindi faccio una domanda molto seria. Sì. Volevo sapere cosa hai fatto di male, magari in un'altra vita, per meritarti 30 anni di carriera insieme a un interista. La domanda ma più seria. Io Enzino lo adoro, al di là dei colori del suo tifo, e stessa cosa lui per me, quindi è sempre un piacere ritrovarsi insieme, andare in onda. E poi sai, per fortuna nel bilancio Juve-Inter ho avuto sicuramente molte più giornate felici io, quindi certo. È stato un bello scontro. Mi ricordo una volta che abbiamo battuto l'Inter sonoramente e in tutta la puntata non ho detto nulla. Quando abbiamo salutato sono entrati dietro una serie di comparse vestite da Juve, sono scesi gli stendardi della Juve dall'alto e c'è stato l'inno della Juve in sottofondo. Lui ha preso, si è tolto la giacca, l'ha buttata e se n'è andato. Quindi ho questo meraviglioso ricordo. Vado da Paolo, ma sei più juventino tu o più interista? Chi segue con più passione? Uguale? No, uguale. Io, insomma, la mia malattia credo sia nota, quindi insomma, da Sivori in poi, passando attraverso tutti i big fino
fino a Del Piero, fino alla squadra di oggi, insomma, quindi sono un malato, c'ho nel DNA il bianconero. E tra l'altro Del Piero è un grandissimo fan di Ezio Greggio, lo sappiamo tutti. Ah, sì, siamo fan tutte e due. Io andavo allo stadio, gli portavo mio figlio piccolo che era juventino, e lui arrivava, gli portava la maglia e Giacomo sveniva tutte le volte, si attaccava la gamba: papà, ma è Del Piero, sta venendo qui da noi, mi sta dando la maglia. Allora intanto vado da Paolo, leggo tantissimi messaggi della chat che danno il saluto a Ezio Greggio, felici di averlo qui, anche se a audio un tracambio con tutti, ma sono felici. Leggo Federico che dice: comico eccezionale, cresciuto con le vostre battute, ricordo le due pere date in regalo a Iacchetti, che bello avere Ezio, che meraviglia, ce ne sono tanti, insomma. E Paolo, qual è la tua domanda? È più calcistica o anche tu fai domande stile? No, beh, io parto da un'ammirazione dovuta al personaggio Gobbum che lui mise in un film. Sì. Che ancora come dire, mi rende molto orgoglioso di quello che hai fatto. E ti chiedo: qual è il giocatore più gobbo della nostra Juve, secondo te, adesso? Ma guarda, io credo, soprattutto nelle ultime partite, è un po' che le cose girano in un certo modo, al di là del famoso pullman che, insomma, tutti ci dicono di mettere davanti alla porta, però poi abbiamo anche degli autisti che quando aprono le porte fanno uscire i passeggeri e arrivano dall'altra parte e fanno gol, quindi ogni riferimento a gatti è puramente voluto. Bravo! È un grande, bravissimo. Per cui, insomma, direi che potrei tirarne fuori uno, due, tre, ma mi sembra che tutto il gruppo sia molto coeso e mi auguro che, insomma, Allegri riesca a mantenere questo ritmo e a sostenere bene il pullman dietro e le corse in avanti che funzionino, insomma. Quindi la mia speranza, ecco, che magari arrivi qualche azione in più, ci sia del gioco costruito apposta per far partire in più Chiesa, perché quando parte, voglio dire, diventa una cattedrale, non è solo una chiesa, insomma, lui è veramente straordinario. Ezio, hai citato Chiesa, tra noi juventini si parla tantissimo di Vlahovic, c'è chi dice il gioco non lo aiuta e chi dice sì, però lui, per quanto vale, deve fare di più. Come lo vedi, Dusan? Ma intanto, se ti ricorderai, fui il primo, 2 mesi prima che arrivasse a dare l'annuncio, e non avevo sbagliato, avevo avuto una soffiatina che era tutto sommato giusta, quindi poi ci fu anche la soffiata su Zaniolo. È vero, me la ricordo. E ma eravamo lì a un nulla e poi è successo, non posso dire, insomma, è successo qualcosa e poi non è arrivato, pazienza. Ma Vlahovic, insomma, è lì da vedere, è un bestione, insomma, è uno forte, un attaccante. Sai, gli attaccanti sono così, hanno dei periodi sì, dei periodi no. Speriamo si sblocchi perché, insomma, uno come lui che ci facesse un centinaio di gol a stagione non sarebbe male. No. Vai, Monica, ma, ti vedo tornando ad Allegri, Ezio, sei sul carro con Allegri o sei giù dal carro insieme a molti altri? No, ma io sono sempre, voglio dire, l'azienda, il gruppo, il team, nel momento in cui crea un gruppo bisogna essere favorevoli a quel gruppo, quindi Max è lì da vedere, la sua storia con la Juve è immensa, ha portato grandi, grandi risultati. Quest'anno io penso che Max faccia il meglio possibile vista la formazione che ha, insomma, è ovvio che se tu gli dai la formazione che ci aveva qualche anno fa probabilmente farebbe anche meglio, ma è sempre legato al livello dei giocatori che però si impegnano con lui, sono legati, mi pare che ci sia una bella, per cui viva Allegri e che ci porti in Champions, se poi succede qualcosa di meglio saremo entusiasti e non solo allegri. E invece Ezio, scusami, a livello di dirigenza sei soddisfatto? Vuoi un ex giocatore? Manco io, purtroppo sono impegnato e quindi però arriva Chiellini, Ezio. Io faccio una proposta. Vai. Vorrei fare in futuro il presidente della Juve e avere come vicepresidente Monica Somma. Non chiedo altro. Greggio Somma, non vale. No, scherzi a parte. La prima pagina di tutti i giornali di domani, lo sapete. Esatto. Anche sul gossip, finiamo per la domanda. Per la domanda di Francesca, no, veramente tra gli ex giocatori di cui si parla, ora molto Chiellini, si è parlato, sì, di Del Piero, Trezeguet, si è parlato di tantissimi giocatori, Platini, c'è uno in particolare che ti piacerebbe riavere in dirigenza?
Beh, è indubbio che se Alex, adesso, anzi voglio spezzare una lancia, ma spezzo anche un bazooka perché è un po' più potente, a favore di Alex. Io credo che nel momento in cui Alex arrivi, ovviamente contornato da persone come Giuntoli, come insomma quelli che Certo, lì ci sono. abbiamo, che facciano fare scelte sagge e non scelte scellerate. Uno come Alex, se arriva, l'entusiasmo della Juve triplica, quadruplica, quintuplica, insomma, quindi ce lo aspettiamo. Poi sì, certamente ha una grande esperienza e credo che abbia un ascendente nei confronti dei giocatori, anzi sarebbe l'unico team dove ogni tanto il presidente va in campo e si allena pure con la squadra e gli fa vedere pure qualche cosa di interessante, credo. Gli dà le basi. Ezio, ti chiedo una cosa tra le tantissime domande e interventi della chat, siccome, ripeto, Ezio ci ha detto che a pochi minuti ti metto in evidenza questa che è un po' particolare. Sì. Ti dice come mai, secondo te, tanti colleghi, tuoi colleghi, diciamo, VIP dello spettacolo e non faticano un po' a esporsi in quanto juventini, perché magari siamo odiati da tanti, mentre poi gli interisti, lo sai, da Bonolis a tutti, ogni giorno fanno una dichiarazione scatenata. Forse essere juventini, sappiamo che tifi Juventus tu, sappiamo di altri. Ma tanti stanno un po' nascosti, o è un'impressione nostra, Ezio? Ma guarda, io insomma, quelli che sono juventini più o meno li conosco, insomma, mi pare che siamo in tanti che diciamo ciò che pensiamo sia riguardo la Juve, sia riguardo il campionato, sia riguardo i fatti che accadono alle volte durante le partite. È ovvio che, sai, nel momento in cui ti esponi qualcosa succede, no? E quindi ti attaccano le tifoserie avversarie. Io credo nel tifo sano, io credo nel tifo Certo. sano. Ti faccio un esempio: vedere Dybala, che ho sempre nel cuore, Certo. a Roma con lo stadio pieno, che fa coppia con Lukaku, che fa gol, che è sicuramente un ottimo centravanti, con Mourinho, che mi è simpatico perché possiamo dire qualsiasi cosa, ma è un pezzo unico. A me fa piacere, quindi, come il Napoli che l'anno scorso abbia vinto il campionato, lo dico da juventino. Ma è Certo. bello vedere una città che abbia fatto di nuovo festa, tanti tifosi. Ho una marea di amici e di fan a Napoli. Sono stato ospite in una trasmissione a Napoli e c'era lo studio pieno di gente, era all'aperto, migliaia di persone. Quando sono entrato mi hanno tutti applaudito e questo secondo me deve essere il tifo. Quindi ci vuole anche il coraggio, chi tifa per la Juve lo Ezio, dica e difenda la Juve. consentimi su queste tue ultime dichiarazioni, prendo le distanze. Basta. No, una volta Allora, ogni 30 dimmi cosa devo dire per riavvicinarmi immediatamente. una volta ogni 30 anni è bello vederli così vincere, sono d'accordo con Ezio, basta che sia No, una ma volta ogni sì, questo è, non è che tutti gli anni, poi insomma, lì da vedere. Senti Ezio, ci chiede Gabvel, in un'asta tosta come al drive-in, chi compreresti o venderesti a gennaio? Chi sarebbe il teo mondo scrofalo da comprare? Eh beh, insomma, adesso non posso espormi assolutamente. Credo C'hai una che soffiata anche stavolta, Ezio, c'hai va una bene, soffiata. se mi arriva la voce vi chiamo e ve lo dico. Tra l'altro mi stanno chiamando, devo ritornare in Vai, studio vai. assolutamente. È stata Ezio una. Greggio, noi di Juventus ti ringraziamo tanto e speriamo di riaverti anche video per qualche minuto un'altra volta. Ezio, io stresserò la tua agenzia per averti a gennaio, sappilo. Perfetto, Al perfetto. Tu mercato di stressa gennaio. loro che io poi non mi faccio stressare, quindi va tutto bene, perfetto. Grazie mille, Ezio Greggio, Un grazie. abbraccio a voi, un Ciao, abbraccio. ciao, Viva ciao, ciao. la mia Ciao, grazie. vicepresidente, grazie, La ciao. vicepresidente, il ticket, Greggio, somma. Ciao, ciao, Ezio, grazie.